Ho iniziato a giocare a calcio quando ero molto piccola, circa all'età di 6 anni, e giocavo nelle mie stradine del mio piccolo paese, Agnone. Poi a un certo punto, a 14 anni, ho dovuto prendere una scelta, cioè se smettere di giocare a calcio perché lì purtroppo non c'erano squadre femminili, oppure andar via di casa. Allora con mia sorella maggiore siamo partite, siamo andate a Perugia, dove ho giocato 4 anni, 2 in Serie B e 2 in Serie A. Ho cominciato nell'Under 15, poi nell'Under 17, dove ho tantissimi bei ricordi tra il bronzo all'Europeo e anche quello del Mondiale. Poi c'è l'Under 19 e poi c'è stata anche l'Under 23. Adesso mi trovo qui in Nazionale Maggiore e sono davvero felice e spero di poter dare il massimo. La mia prima convocazione in Nazionale Maggiore è stata ad agosto nel 2019 e quando è arrivata mi ricordo di essere scoppiata a piangere dalla felicità, e quindi posso assicurarvi che non si può spiegare come emozione. Per me la maglia azzurra vale tantissimo, è come un sogno che si avvera, ma l'importante è non fermarsi qua, quindi cercare sempre di dare il meglio e far sì di arrivare a un punto sempre più alto. Quindi spero di riuscire a fare sempre di più e a dare qualcosa anche a questa maglia. È difficile dirlo perché per me la cosa più importante è quella di migliorare ogni giorno, ogni partita, ogni allenamento e ogni stagione. Io spero di arrivare più in là possibile, ma questo si vedrà e bisogna lavorare duro.